Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in ultima lezione di Passeggiando nel Bosco. Oggi vedremo sempre la prima partitura, quella molto semplice, senza terzine, poi aggiungeremo le terzine e poi anche la partitura, proprio quella molto più impegnativa. La parte D è questa, vi consiglio comunque di ascoltare il brano che trovate sul canale. Dal collegamento, diciamo, due battute prima della parte D, che è così, della parte precedente, insomma. E ripete la stessa cosa, tranne che poi ci sta, insomma, il finale che vedremo dopo, va bene? Insomma, si ripete di qua. Allora, dopo la conclusione dello stop lezione precedente, abbiamo questo. E questo in chiusura. Poi aprendo col metronomo è questo 1, 2, 3, quindi lo stop. Va bene, se avete difficoltà fatela durare un quarto questa nota senza fare ta 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 ma ta ri ra ta ta, va bene, quindi qua ta 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 ta, fatela per una mezz'oretta. Bene, andiamo avanti. La frase successiva è sul terzo momento in levare. In apertura col metronomo è questo 1, 2, 3, ma volte la stessa cosa. Ta 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 ta. Va bene, di qua, parara, parara, collegate il tutto per una mezz'oretta. Bene, poi abbiamo questo, come la parte di sopra, cambia ben poco. Pa, chiudo. Ecco qua, evidenzio questo tasto che può stare premuto sia prima che ora. Ta, 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 ta. Quindi è questo. 1, 2, 3, chiudo. Apro, chiudo. E poi andiamo avanti, è questo. Quindi qua, ta 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 ta, pa, pa, collegate il tutto per una decina di minuti. E poi lo stesso movimento che avete fatto sopra, delle dita sono in chiusura. E la parte è questa. Ti da da, ta da da in chiusura. Collegate sempre il tutto, andiamo avanti, ma è la stessa cosa qui. Quindi così. Come sopra. Quindi qua è la stessa cosa. Per ora facciamola semplice, qua tenendo il tasto premuto così. Quindi facendolo durare tutte una pulsazione, ta ta ti ta, la semplifichiamo, insomma, non la facciamo come scritta, va bene? E qua, ta, qua come scritto, ta ta, padabam, padabam. Bene, fate questo, collegate il tutto, vediamo solo questa parte finale, che è così. E chiudo, dura 3 più 2 più un'altra pulsazione, 6 pulsazioni, quindi così 1, 2, apro, stop, e ci siamo. Bene, l'abbiamo fatta fino a qui, vedete? Poi questo non è altro che la stessa parte all'inizio, di qua, ta 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 ta, fatela semplice, ta ta ta, oppure ta 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 ta, di qua, si ricollega, poi si salta questa parte rossa e si fa il finale. Vi faccio ascoltare praticamente questa battuta qui e il collegamento del finale, quindi è così, anzi un po' da prima così. Molto semplice, in questo caso ho ripreso di qua, vedete? Ta da da, da questa parte, ta da da, ta da da, ta ta,
tirara. E ho fatto il finale. Vediamo questo finale. È così, quindi da quel 3-2 di prima. E ora questo è proprio il finale. In apertura, chiudo. Molto semplice. Scrivo qua finale. Ecco qua, vedete? Quindi agganciate queste due note, ta 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 ta, fate questo per una decina di minuti e poi aggiungete questo. Classico finale. E ci siamo, va bene? Che è questo. Ora, una volta che vediamo di inserire i bassi molto lentamente, quindi questo. Parte. Vediamo gli abbellimenti qua, quindi possiamo fare questo. Una terzina su due cerchiato 4, due cerchiato 3, quindi. Poi. Uguale. Poi. In apertura, prima del 2 mettiamo un 3, un'acciaccatura. Questo. In apertura. Uguale sopra, la terzina in chiusura, due cerchiato 4, due cerchiato 3 e ci siamo, va bene? Sono tutte indicate qua dove ci sta il mordente sopra, chiaro? Vediamo solo il finale collegandoci da queste due note, tutte terzine qua e sarà semplice, quindi questo 4, 3 cerchiato 4, due cerchiato 4, due cerchiato 3, due cerchiato 3 e in chiusura due cerchiato 4, due cerchiato 3. E quindi è così. E poi questo. Chiaro, quindi ta, collegandole. Qua fate terzine, ta 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 ta, su un come se fosse un arpeggio, za, za, e ci siamo. La parte questa è quella con, ve lo faccio ascoltare anche con questi abbellimenti, poi andiamo velocemente con l'altra parte, quindi così. La stessa cosa e il finale che è questo, quindi e ci siamo. Vediamo velocemente la parte quella con gli abbellimenti che è molto, diciamo, è molto impegnativa questa qui con gli abbellimenti. Stesso discorso di prima, è acciaccatura. Qua è uguale, metto una V rossa qui, vedete? Questa parte qui, che è quella con gli abbellimenti, è tutto uguale qua rispetto a quella che abbiamo fatta prima, perché ve l'ho semplificata come lettura prima. E qua anche uguale, da questa V in poi cambia. Chi vuole seguire la fa, chi no, va bene anche già quella. E c'è questo, dopo il. Ci sta una tripla acciaccatura, 2, 3, 2 cerchiato. Chiudo. Chiaro, solo la conclusione. Chiudo. Quindi è solo la parte conclusiva che cambia e poi si ripete la stessa parte, però varia tantissimo, è proprio diversa. Chiaro? Beh, vi mostro la parte, vi aiuterà un po'. Studiatevi questa parte, poi vediamo la stessa parte con delle variazioni che sono completamente diverse. Questa è più impegnativa. E fa così qui. Dopo lo stop, questo. Tutte per terzine, Napoli, 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 poi apro Napoli, Napoli.
chiaro? Abbiamo tre volte questo in chiusura. Dopo lo stop che pa, 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 poi Napoli, 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 apro Napoli, chiudo Napoli. E ta 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 ta. Però fate questo per un bel po' di tempo, è chiaro? Col metronomo così, 2, 3, 1, poi Napoli, 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 apro, chiudo. E va avanti, chiaro? Quindi qua vi spiego già direttamente ora i bassi. Dopo aver fatto questo, lo stop qua senza bassi, Napoli, Napoli, poi tutti e due i bassi insieme, Napoli, apro, Napoli, Napoli, iniziano i bassi. Va bene? Quindi metto il segno rosso qua, questa è un po' più impegnativa, queste... Per testa è un po' difficile per chi già è avanti, chi suona da molti anni. Andiamo avanti qua, fin qui è uguale, ma poi cambia. Vediamo da questo secondo rigo. Bentornati dopo qualche settimana. Chiaro, è questo quindi. Napoli, 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 Napoli. Ecco qua. È più impegnativa questa, tam tam, ma Napoli, 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 ta 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 ta. Insomma, va bene, collegato il tutto, ci vuole qualche altra mezz'oretta, poi qua uguale, qua c'è una acciaccatura, sei riuscito a farla 3 2 cerchiato prima del 4 come sopra, qua ci siamo, e qua invece cambia un po'. Cioè, questo è uguale a quello di sopra, ma cambia dopo, che è questo praticamente. Qua ancora uguale sopra. E qua cambia. Chiaro, quindi... Ripeto questo rigo. Qua uguale a sopra, poi... Ecco qua, guardatevi questi due righi e fateli per ore e ore. Ci stanno. Ora, la stessa parte ancora più variata. Ancora più variata. Vediamo, insomma, di proseguire. La parte successiva, ecco qua, sì. Bene, poi andiamo avanti. E qua ripete nuovamente la parte di prima, ma l'ho chiamata diversamente. F perché? Perché è variata, è proprio diversa. E osservate, guardate il video, è così praticamente, dopo lo stop è così, fa questo Napoli, 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 qua una acciaccatura prima del 3, fin qua ci siamo, sono solo queste terzine. Andiamo avanti col rigo, con la parte successiva che è questa. Tan, tan, ta, ta, para, tutte quelle terzine. Poi il rigo successivo di sotto è uguale ai due righi. Il terzo rigo di questa pagina cambia. Ed ecco, dopo aver fatto il due cerchiato prima del tre. Quindi... E qua Napoli, 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 Napoli. Poi... E prima del due cerchiato il 4. Chiudo col due cerchiato 4, due cerchiato 3. E siamo arrivati fino a qua. Quindi questo rigo, ta, 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 tutti ribattuti, questa acciaccatura qui, tutto qua. Poi ta, 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 ta. E qua cambia un po'. Andiamo avanti, poi c'è questo. 4, due cerchiato 3. Quindi... Poi. Poi Napoli, Napoli, Napoli. Quindi. Metto un metronomo. 2, 3. Ci fermiamo qui, quindi. Ta-da. Poi. Prima c'è l'acciaccatura, pa, 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 pa.
poi Napoli. Sono prima Duino e poi Terzino, chiaro? Quindi eccoci qua, papà, papria, papà, quindi parapapapapapapà, Napoli. Fatele per ore. Per chi già avanti questo poi... Come prima. E qua c'è il sarà sopra, poi. E la parte conclusiva, che è questa. È come prima praticamente. Cambia sul finale questo. Questo 3, 2, cicchiato 3. Quindi faccio più lento. Vabbè, la parte di prima è questa e la parte conclusiva è questa. Ovviamente questa lezione è un po' più rapida nella parte finale perché è dedicata a chi praticamente è un po' più avanti. Ovviamente qua mettete i bassi in sottodominante e qua ritornate insomma alla tonica, va bene come posizione. Bene, per oggi è tutto, vi ricordo insomma queste tre parti, iniziate dalla prima parte che è la più semplice, dopo magari qualche mese fate la seconda versione, dopo qualche magari altro mese insomma l'altra versione, se trovate difficoltà vi consiglio di fare quella semplice, poi magari a tempo dovuto quando sarà tutto più semplice proseguite avanti. Non mettete subito i bassi, ma la prima cosa è memorizzare la parte melodica, fare gli esercizi giornalieri che vi aiuteranno a sincronizzare mano destra e mano sinistra perché ovviamente ci vuole tempo e ovviamente scegliere brani semplici, non alla propria portata, quindi non difficilissimi. Bene, per oggi è tutto, se vi è stato utile questo video condividetelo, inviatelo a qualche amico che pensate che potrebbe interessare. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti.